Buongiorno, benvenuti. Oggi giovedì 18 gennaio, sono le 7:30, come sempre, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Siete invitati a compilare il pannellino per potervi iscrivere alla newsletter e scaricare così il videocorso completo gratuito che riceverete complessivamente in 7 giorni. Una volta che vi siete iscritti, per cortesia, non bombardatemi di email dicendo che non avete ricevuto gli 8 moduli del corso. Basta leggere, e qui è proprio riportato che ci vogliono 7 giorni per ricevere gli 8 moduli completi. Scorrendo trovate le previsioni 2018 con Hard Cycle Indicator. Quest'oggi alle 19 teniamo il corso di analisi ciclica, quello chiaramente gratuito per fare capire che cos'è l'analisi ciclica, poi eventualmente poter quindi decidere se approfondire oppure no la tematica. Sono a disposizione 2 corsi di analisi ciclica, uno un abbonamento mensile e uno un abbonamento annuale. Entrambi hanno la caratteristica di essere in diretta tutte le sere dal 22 alle 23 per quanto riguarda il corso mensile e tutte le sere dalle 23 alle 24 per quanto riguarda il corso annuale. Interazione con me tramite chat per il mensile, invece microfoni aperti per quanto riguarda l'annuale, condivisione del monitor, ovviamente mio per quanto riguarda il mensile, invece di tutti gli studenti per quanto riguarda il corso annuale. Oltre 40 ore di videoregistrazioni da poter guardare quando si vuole approfondire un argomento. Sono circa 3 anni di formazione racchiusa in 40 ore di videolezione, chat di gruppo WhatsApp e Skype sempre aperta, e in più 15 lezioni individuali per quanto riguarda invece il corso annuale. Poi i 2 servizi gratuiti, analisi del mattino tutti i giorni alle 7:30 e il servizio di analisi settimanale tutti i sabati alle ore 10. Ho iniziato a fare questi servizi circa 2 anni fa, non ho mai smesso, non passo momenti in cui li faccio, momenti in cui non lo faccio. Rimane un servizio che ho creato, un servizio che non ho mai interrotto nella sua pubblicazione. C'è un'interessantissima promozione grazie alla collaborazione con AvaTrade. Basta andare sulla pagina Corso Forex, cliccare su questo banner. Atterrerete sulla pagina per l'apertura del conto reale con AvaTrade. Dovete utilizzare una mail mai usata prima e non dovete neanche usata per aprire un conto demo, e potrete così, una volta fatta la prima operazione, avere 1 mese di corso completamente gratuito oppure 300 euro di sconto sul programma annuale senza nessun tipo di limite. Quindi il mese gratuito è pieno al 100%. Infine, Earth Cycle Indicator, questa sera lo spiegherò sicuramente meglio. Trading System per poter lavorare con l'analisi ciclica e avere e vedere generati segnali di ingresso, segnali di uscita dal mercato grazie alla futura linea di demarcazione. Strumento ideato da J.M. Hirst negli anni 70, che è stato il pioniere, il precursore di tutte le analisi cicliche che poi sono nate poi negli anni successivi. Veniamo al calendario macroeconomico. Abbiamo avuto questa notte la variazione dei livelli di occupazione con un dato 5 volte superiore a quello che erano le previsioni. Abbiamo poi avuto il tasso di disoccupazione che però è aumentato in Australia, quindi ci sono 2 dati che praticamente si pestano i piedi uno con l'altro. Produzione industriale mensile giapponese che è scesa parecchio. Abbiamo questa, no, questa mattina alle 8 il PIL. Per quanto riguarda la Cina, parla Weizmann, giusto? Noi Weizmann, il presidente della banca centrale tedesca. Tasso con termine a 7 giorni per quanto riguarda la lira turca, quindi chissà che cosa succederà quest'oggi sulla linea turca a mezzogiorno sul rilascio del dato. Poi arriviamo con il filotto dei dati USA, permessi di costruzione rilasciati alle 14:30. Sempre alle 14:30 l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. Poi abbiamo il canadese con la variazione dell'occupazione non agricola, dato che muoverà da paura probabilmente il canadese. Poi le scorte di petrolio greggio. E finalmente diciamo che è finita questa settimana disumana di news che hanno provocato un crollo letterale del dollaro.
in tutti i pomeriggi con al mattino il tentativo di acquistare dollari da parte della banca e della sessione europea, e poi in un'ora, un'ora e mezza con gli Stati Uniti che a partire dalle 18 è tempo di assestarsi dopo la chiusura delle 17:30 dei mercati europei, hanno sempre portato praticamente alla vendita totale di dollari, quindi a recuperare tutto ciò che avevano praticamente perduto, tra virgolette, con l'acquisto di dollari durante la mattinata. Ma veniamo adesso a noi con euro-dollaro. Euro-dollaro direi che un livello interessante per un long rimane 1,22 e 20. Intanto abbiamo il neozelandese che inarrestabile, ormai credo che sia la moneta in assoluto più forte che esiste nel panorama in questo momento delle valute, ovviamente, e per uno short 1,21 e 93 GBP USD. Vedete che anche ieri GBP USD sceso durante tutta la sessione europea e poi recupero pazzesco nella sessione americana per poi andare nuovamente a schiantarsi verso la fine praticamente della serata, illavorabile, no? Sostanzialmente, in una giornata completamente priva di news sulla sterlina. 1,38 e 39 livello dove andare a cercare operazioni eventualmente al rialzo, invece operazioni al ribasso andrei a cercare con la rottura di 1,38 e 05. Saluto il Franco, l'Antonino, il Mauro, il Tiziano, Chico del Pollicione Basso. Ma sì, contento lui che mi fa visualizzazioni e si sveglia al mattino, ed è anche qua che si guarda la diretta, però mette il pollice basso solo perché è un poveretto, è uno che ha dei problemi seri. È uno che vive di invidia. Magari si è mangiato tutto che il Bitcoin, no? Quindi arrabbiato. Allora, per quanto riguarda invece USD Yen, direi un'indicazione rialzista, potremmo avere con la rottura di 111 e 49. Invece indicazioni ribassiste, beh, a questo punto aspetterei ovviamente il 110 e 96, sono ben lontani prima che possa eventualmente generare un'indicazione per operazioni al ribasso. Euro GBP finalmente è uscito da sto schifo. Ieri ha fatto in un candelone quello che normalmente ci mette a fare in 5 giorni, in 4 giorni, esatto, anzi più che in un giorno l'ha fatto praticamente nel giro di pochissime ore. E ora come ora siamo su livelli importanti, c'è un livellone qua che è tostissimo, quindi abbiamo lo 0,88 e 27 per eventualmente la ricerca di operazioni al rialzo. E invece per uno short aspetterei di andare a cercare lo 0,88 e 06. Buongiorno Nicola, buongiorno Ugo. Mancava un po', esatto. Per quanto riguarda il DAX, non so se tu hai salutato Stefano, se non ti ho salutato. Vi saluto adesso. E per quanto riguarda il DAX, DAX è tornato a essere in una condizione di lateralità disumana, si capisce una mazza, scusatemi il termine tecnico. E io direi che potrebbe essere un livello interessante 13.258,9, dove andare a cercare al di sopra di esso eventualmente indicazioni al rialzo, e invece indicazioni al ribasso andrei a cercare a questo punto gap permettendo ovviamente. Metto qua con la rottura di 13.178,7. Riguarda il gold, Tiziano prepara due pizze. Allora, per quanto riguarda il gold, si aspetterei 1331 e 81 per eventualmente un long. 1300, non riesco a leggere, 31,81 per quanto riguarda un
e poter cercare indicazioni al rialzo, invece indicazioni al ribasso le andrai a cercare con la rottura dei 1324 e 08. Fine al crudoio, poi direi con operazioni al rialzo di 64,26, dovrebbe essere un livello interessante, e invece prato da ribasso con la rottura di 63,93 e 92. Vedremo, tanto sempre le solite pizze. Poi alla fine dell'anno la compriamo, la pizzeria facciamo prima. Niente ragazzi, vi do appuntamento a domani. Mi raccomando, questa sera alle 19 collegatevi sul sito, perché tra poco metterò la slide sul sito per poter così partecipare al webinar gratuito di analisi ciclica. Ok? Ciao a tutti quanti, buon trading e buona giornata. Ciao ciao!